entrati alle 2 io e la mia collega, e è venuto un bambino a chiamarmi dicendomi che c'è stata una rapina. Sono venuta in casa, ho visto il ragazzo che correva e niente, praticamente ha preso poco, quindi probabilmente non era nemmeno una persona molto esperta, probabilmente gli servivano qualche contanti, non so cosa dire. Momenti di grande paura si sono vissuti nel supermercato Penny Market di Piazza Zucchi ad Arezzo. Un ragazzo incappucciato con accento straniero è entrato nel primo pomeriggio armato di pistola e si è fatto consegnare il denaro contante presente in quel momento nelle casse, circa 2000 euro. Poi si è dato alla fuga. Sì, aveva una pistola. Probabilmente un ragazzo dalla descrizione, cioè nel senso si vedeva che non era una persona grande, era un ragazzo, cappuccio, mascherato, un accento non italiano, straniero. Ha minacciato, ha detto dammi i soldi altrimenti finisce male. E niente, la mia collega ovviamente gli ha dato i soldi di tutte le casse perché noi abbiamo le casse vicino e per fortuna c'era poco, torniamo lì, però insomma... d'ansia c'è. Un episodio che riaccende il senso di insicurezza che si respira nel quartiere di Saione, malgrado l'aumentata presenza delle forze dell'ordine dopo la maxi rissa del 13 agosto, i residenti non sembrano sentirsi particolarmente tranquilli. Non è una bella zona, cioè no, proprio per niente. Abbiamo visto più volte delle signore anche anziane che sono state scippate, ho visto anche ragazzi, cioè la mia collega anche ha visto dei ragazzi che si drogavano proprio in questa via qui, proprio si facevano con la siringa, insomma, quindi non è proprio una bella zona. Visto recentemente comunque che qualche pattuglia è passata, questo sì, un pochino di più, però sinceramente non c'è proprio, ognuno fa quello che vuole, cioè, la paura c'è quando usciamo, poi donne da sole la sera, trovare dei tipi, poi ora c'è di tutto.